Bene, bentornati oggi in questo nuovo video. Oggi andremo a parlare di un animale davvero bizzarro, perché questa è una femmina e questo è un maschio, ma anche questo è un maschio e anche questo è un maschio. Ma che c***o? Con calma ci arriviamo e vi assicuro che avrà tutto più senso, più o meno. Apro una piccola parentesi per ricordarvi che qua sotto in descrizione trovate il link alla pagina Facebook, alla pagina Instagram della Marame Toys for Parrot per acquistare giochi, trespole e posatoi in legno naturale con coloranti alimentari, quindi non tossici per il nostro pappagallo, importantissimo. Poi naturalmente corde in canapa, gancetti in acciaio inossidabile, quindi che dire, giochi veramente di qualità e assolutamente non pericolosi per il nostro pappagallo. Vi ricordo che è importantissimo arricchire la gabbia con giochi e intrattenimento in modo che il nostro pappagallo si tenga sempre occupato e quindi non si annoi, trasformando la gabbia di conseguenza in un luogo produttivo e positivo. Quindi vi lascio tutto qua sotto in descrizione e naturalmente vi consiglio di farci un salto. L'animale in questione è conosciuto come uccello combattente. Si tratta di una specie migratrice che nidifica da maggio ad agosto nella parte settentrionale dell'Eurasia, per poi migrare in autunno in alcuni siti di svernamento che si possono trovare in Africa, in Asia meridionale e in Australia. Lo possiamo osservare lungo le rive dei mari, dei fiumi, nelle zone paludose, dove si ciba di piccoli molluschi, piccoli insetti, semi, piccoli crostacei, quindi tutto quello che può trovare in queste zone paludose e lungo le rive di questi mari e fiumi. Come avrete già intuito, è una specie caratterizzata da un forte dimorfismo sessuale, specialmente durante la stagione riproduttiva. Infatti, i maschi sono più grandi delle femmine e sfoggiano anche un piumaggio molto particolare, con questo ventaglio intorno al collo e questa cresta all'apice della testa, che ci ricorda una fusione tra un pappagallo dal ventaglio e un cacatua, giusto per infilare un po' pappagalli ovunque, tanto noi mai facciamo così. Come abbiamo visto anche in altri casi, questo piumaggio è legato naturalmente alla riproduzione. E solitamente quando abbiamo un piumaggio molto vistoso e strutture che permettono di fare dei display molto particolari, abbiamo una tipologia di riproduzione basata sulla scelta del partner. E infatti in questo caso sono le femmine a scegliersi il compagno. In questa specie, infatti, molti maschi, dico molti e non tutti perché non tutti lo fanno, competono tra loro in rituali riproduttivi denominati lek. Per lek si intende una forma di corteggiamento in cui un numero variabile di maschi si esibiscono in queste forme di corteggiamento in un'area comune sotto gli occhi anche delle bellissime fanciulle e saranno poi loro di conseguenza a scegliere il maschio. Per fare questo, naturalmente, i maschi cosa fanno anche? Si scontrano tra di loro per riuscire a crearsi un piccolo territorio all'interno di questi lek in modo da avere tutta l'attenzione delle femmine presenti in quell'area. Quindi poi si esibiranno con i loro display di corteggiamento e se sono fortunati e abbastanza bravi e belli, la femmina si concederà per l'accoppiamento. Come abbiamo visto all'inizio, però, i maschi non sono tutti uguali. Quelli che abbiamo definito ora sono quelli con il piumaggio nero, che vengono chiamati maschi indipendenti, che abbiamo all'incirca nel 95% dei casi. Quindi la stragrande maggioranza sono maschi indipendenti, con questo piumaggio molto scuro, nero, e da un carattere molto aggressivo, territoriale, appunto per competere con gli altri maschi, per potersi aggiudicare queste piccole corti, dove poi sfoggiare la propria bellezza. Ma abbiamo anche altri due fenotipi di maschio e da cosa sono dovuti e che comportamento hanno e come si muovono all'interno della popolazione. Abbiamo questi tre fenotipi perché si tratta di una specie polimorfa. Una specie si può definire polimorfa quando ci sono due o più fenotipi che coesistono, diciamo, contemporaneamente in almeno l'1% degli individui nella stessa popolazione. Quindi quando abbiamo più fenotipi diversi della stessa specie che si possono trovare in percentuali che si possono considerare abbastanza rilevanti
all'interno dello stesso habitat, della stessa popolazione, quindi non uno di qua, uno su, uno giù, in tutto il mondo. E quindi questi tre fenotipi vengono chiamati come maschi indipendenti, maschi satellite, che sono i maschi con il piumaggio bianco, che sono simili ai maschi indipendenti come forma, struttura, anche se sono un po' più piccoli, però hanno un piumaggio di questo colore tendente al bianco, quindi diverso, e hanno un comportamento molto meno territoriale, quindi non tendono ad essere maschi aggressivi e a respingersi a vicenda, e essendo quindi molto più remissivi, solitamente soccombono di fronte a un maschio indipendente più forte e più aggressivo. Quindi solitamente cosa fanno? Collaborano tra di loro e cercano di invadere e di approfittare di situazioni, diciamo, favorevoli all'interno di questi LEC, invadendo le corti di altri maschi indipendenti. E abbiamo questo fenotipo tra il 5 e il 20%. L'ultimo, invece, è quello forse più particolare. Infatti, in questo caso, sono i maschi imitatori di femmine. Questi maschi, ancor di più dei maschi satellite, proprio non ci pensano neanche a scontrarsi. E cosa fanno? Si intrufolano all'interno dei LEC e cercano di trovare delle femmine con cui accoppiarsi. Femmine che naturalmente saranno stimolate dalla presenza di maschi indipendenti che magari in quel momento stanno facendo dei display, e comunque abbiamo un'atmosfera di corteggiamento che porta naturalmente le femmine a essere pronte alla scelta del partner e quindi di conseguenza pronte a riprodursi. Quindi questi maschi cosa fanno? Cercano di trovare femmine con cui accoppiarsi molto velocemente. Infatti hanno comunque da loro parte grossi testicoli e quindi producono anche una quantità di spermatozoi maggiore, in modo da rendere tutto il più efficace possibile, quindi di non sprecare nessuna occasione perché non si sa quando si possa ripresentare. Quindi strategie molto diverse, come avete visto. Ma com'è possibile a livello di genetica tutto questo? Il fenotipo in questo caso è regolato da due diversi supergeni che si sono evoluti in maniera indipendente per inversione cromosomica. Quindi uno nei maschi satellite e l'altro nei maschi imitatori di femmine. In questi supergeni sono tantissimi geni connessi agli ormoni riproduttivi e al colore del piumaggio, e questo fa sì che ci sia tutta questa differenza sia da un punto di vista proprio morfologico del piumaggio, di colore e dimensioni, ma anche per quanto riguarda il comportamento, perché abbiamo visto che c'è proprio un comportamento diverso. Questo perché i maschi satellite e i maschi imitatori di femmine hanno anche un livello di testosterone più basso. Vi risparmio lo spiegone sui supergeni perché sennò si finisce in un corso di genetica e non ha senso. La cosa importante da capire è che questi supergeni sono in grado di influenzare il fenotipo comportamentale. È per questo che abbiamo tre comportamenti diversi nei tre fenotipi. Queste stranezze però non si trovano soltanto nell'uccello combattente, ma anche in altri animali, come in alcuni scarabei, dove abbiamo maschi con protuberanze, corni potentissimi da prendere a testate anche il cemento, mentre poi abbiamo maschi che non hanno assolutamente niente, che cercano di intrufolarsi nelle tane e cercare di accoppiarsi con qualche femmina, sperando di non essere beccato. Detto questo, io spero che questo video vi sia piaciuto. Vi lascio come sempre tutto qua sotto in descrizione. Noi ci vediamo come sempre in un prossimo video e buone vacanze a tutti. Non so bene quando uscirà questo video perché ci ho messo un po' di tempo a prepararlo, perché comunque era un po' più articolatino. Quindi buone vacanze, buon anno e ciao a tutti.